esche avvelenate nell'area dell'ex Unicem. A farne le spese ieri è stato un cane che ha ingerito la sostanza e che si è ripreso, fortunatamente grazie al tempestivo intervento dei veterinari. Giunti sul posto, Polizia Municipale e IREN hanno constatato la presenza di prodotti topicidi nell'area verde della baia, ora bonificata. C'è stato un ottimo intervento tempestivo della vigilanza su una segnalazione di una signora che ha visto ingerire dal cane questo materiale. È stata molto tempestiva anche la signora a recarsi subito in clinica, è stato fatto vomitare il cane. Effettivamente nel vomito c'erano questi granellini rossi che erano dentro questa bustina, eccetera, che sono appunto bustine ratticide che usate normalmente purtroppo per deratizzare. Il materiale è stato inviato dall'ASL all'Istituto Zooprofilattico di Gariga per ulteriori accertamenti. Al momento non si sa chi possa aver abbandonato la sostanza, il timore è che non si tratti di una perdita accidentale. In estate fenomeni di questo tipo sono in aumento e giungono segnalazioni continue, ma i casi più frequenti sono in realtà quelli di natura non dolosa. Dobbiamo pensare che anche un contenitore di liquido in campagna può essere un prodotto antichetogamico che l'agricoltore sta utilizzando. Poi dobbiamo pensare che vicino a certe zone non c'è un rigore anche di privati nel mettere cautela nel mettere giù queste bustine, che effettivamente magari qualcuno pensa di usare solo per i topi, poi magari danneggia altri animali fino a cose anche gravi, perché adesso i nuovi rodenticidi sono molto tossici, danneggiano moltissimo il fegato e non sempre tutti i cani se la cavano. Come fare allora a prevenire questi casi? Secondo il dottor Riccio, i proprietari devono prestare grande attenzione e insegnare al cane, anche attraverso educatori, a non mangiare nulla che non gli venga consegnato dal suo padrone. Intervenire dopo infatti è difficile per la vasta sintomatologia. Purtroppo i segnali sono generici e subdoli. Ogni sostanza ha degli effetti distinti. Solitamente all'inizio c'è la perdita dell'appetito e della voglia di giocare, ma anche tremori e pruriti improvvisi possono rappresentare campanelli d'allarme.